Buonasera a tutti. Voglio innanzitutto ringraziarvi per la presenza. Siamo qui stasera per presentare la lista numero 2, insieme San Mauro e San Nazario. Sottoscritto Cusati Michele, candidato a sindaco, e i candidati a consiglio comunale sono Budetta Valeria, Castello Giovanni Franco, De Cocines Agnello, Feola Maria Domenica, Marsicano Gianfranco, Romanelli Nicodemo, Sansone Antonio. Inoltre siamo qui per commentare quello che è il nostro programma elettorale. Vorrei innanzitutto iniziare con la parola insieme. Insieme sta per aggregazione, partecipazione, condivisione, che sono i punti fondamentali di questa campagna elettorale. Sono i punti fondamentali che andremo a sviluppare nei prossimi 5 anni. Vogliamo innanzitutto rendere la maggiore trasparenza al comune di San Mauro La Bruca. Come avete potuto leggere dal manifesto, dal programma che vi è stato consegnato, vogliamo rendere la casa comunale una casa di vetro. Vetro perché? Perché tutti, ma dico tutti, dal primo all'ultimo cittadino di San Mauro e San Nazario, devono sapere cosa succede nell'ambito della casa comunale. Inoltre, abbiamo intenzione di garantire a tutti diritti e futuro. La nostra parola d'ordine, così si può chiamare, è legalità, trasparenza amministrativa, democrazia e sviluppo. Fare politica, più delle volte, significa impegnarsi in prima persona, cioè dare la possibilità, dare la propria disponibilità a chi fa amministrazione di impegnarsi nel sociale, nel garantire ai cittadini la massima, come si può dire, il massimo coinvolgimento, la massima partecipazione di tutti quanti. La nostra lista non vuole far leva sull'opposizione politica o ideologica rispetto all'amministrazione uscente e tantomeno rispetto all'altra lista candidata, ma piuttosto consentire una nuova idea di comune e di cittadino che deve tener conto dell'era in cui viviamo. L'era in cui viviamo. Sappiamo tutti che stiamo vivendo un spopolamento generale di questi piccoli paesini, che non riguarda solo San Mauro e San Nazario, bensì riguarda un po' tutto il Cilento. Questo cosa ci fa capire? Che dobbiamo coinvolgere un attimino tutti, dobbiamo stare tutti insieme per poter dare uno sviluppo alla cittadina, al paese, dare la possibilità a tutti quanti noi di far rinascere questi piccoli comuni, cercare di sviluppare con tante piccole iniziative la possibilità di fare economia. È importante il coinvolgimento di tutti i cittadini. Tutti noi dobbiamo partecipare. Tutti noi dobbiamo dare un contributo affinché l'economia del paese
possa riprendere una certa ripresa. Cosa non semplice, sicuramente non sarà semplice, ma secondo me con piccoli accorgimenti e con tanta buona volontà, tutti insieme possiamo dare uno sviluppo al Paese. E dobbiamo dare, ovviamente, guardare al futuro, dobbiamo concentrarci su quello che sarà il prossimo futuro, ma su questo dobbiamo anche tenere presente di quello che è stata la nostra storia, di quello che è stato fino ad oggi, di quelli che sono stati i nostri nonni, bisnonni, padri, tutti quanti ci hanno tramandato in questi anni una lunga storia dalla quale dobbiamo fare tesoro. Il passato appartiene al passato, il passato è storia, il passato deve insegnarci il comportamento e il modo di agire sul futuro. Pertanto noi guardiamo al futuro, guardiamo quello che si può fare da domani in poi, guardiamo su quello che è possibile poter sviluppare nell'ambito territoriale. Noi conosciamo benissimo la situazione economica del Paese. Tutti quanti conosciamo il modo in cui viviamo e come ci comportiamo per fare economia. Vorrei fare solo dei piccoli punti di riferimento. C'è stata e io ovviamente la condivido pienamente, la vacanza a 2 euro. La vacanza a 2 euro, per me personalmente, ha portato a San Mauro e a San Nazario una percentuale di turisti che in anni precedenti non si vedevano. Ma questo ha contribuito anche a far lavorare sia B&B, sia agriturismi, sia privati che hanno affittato gli appartamenti e le case. Tutto questo può essere di spunto e dovrà esserlo di spunto per incrementare questo tipo di discorso, ampliare questo tipo di discorso, abbinare dei pacchetti turistici, gastronomici alla vacanza di 2 euro, cioè chi viene a San Mauro a soggiornare, ci si può abbinare un percorso gastronomico coinvolgendo l'intera comunità. Chi viene a San Mauro a fare le ferie ci si può impegnare nel dare dei percorsi di trekking, delle visite guidate, far conoscere alle persone che vengono a San Mauro la possibilità e le varie bellezze che abbiamo all'interno del comune, la gastronomia locale, cioè rendere questo pacchetto un attimino più ricco rispetto a quello che da come è nato, che è stato sicuramente un'idea fantastica che condivido pienamente. Inoltre questo ci dà di spunto per poter sviluppare dall'altro canto l'affitto degli appartamenti, sviluppare, una parola grossa adesso dico, un albergo diffuso. Questo renderebbe il Comune di San Mauro, darebbe al Comune di San Mauro la possibilità di sviluppare un turismo diverso, un turismo più ampio, un turismo che darebbe lavoro a più famiglie, a più persone. Per quanto riguarda invece l'aspetto dei prossimi 5 anni, i prossimi 5 anni sono fondamentali. Perché? Perché l'appena approvato PNRR, che è il Piano Nazionale di Sviluppo dopo questo brutto periodo di pandemia, fa arrivare al sud, alle regioni del sud, ben il 40% dell'intero importo stanziato dalla Comunità Europea.
Questo vuol dire che parliamo di circa 82 miliardi di euro, che si aggiungono ben ai 32 miliardi già stanziati a livello nazionale. Di questo dobbiamo prendere visione, dobbiamo cercare in modo tale di poter accedere a questi fondi, ma si ci può accedere soltanto se abbiamo dei progetti, cioè dei progetti che ci possono essere finanziati, che si sviluppa soprattutto sul territorio, sulla digitalizzazione, sul turismo. Il nostro territorio si pone in una posizione tale che può essere sviluppato sia a livello collinare che non, quanto riguarda il marino. Un'altra situazione che potrebbe comunque essere e dovrà essere è il turismo ambientale. Sta prendendo sempre più piede questo tipo di turismo. Molte persone che soffrono di allergie, di asma, di varie malattie relative all'area, facendo le dovute analisi da enti preposti, si può fare un turismo relativo all'ambiente. Inoltre, ancora, sempre riguardando al territorio, dobbiamo guardarci intorno e vedere che a San Mauro e a San Nazario abbiamo ettari e ettari di terreno completamente incolti. Sono incolti perché? Perché ovviamente la gente è andata via, l'economia si è bloccata, non si è più sviluppato nulla. Noi dobbiamo fare in modo che queste persone possano rientrare nel paese, sviluppando tutti quelli che sono i punti e da cui si può trarre reddito. L'agricoltura non è più intesa come una volta l'agricoltura fatta a mano, ma a livello, a livello meccanizzato, a livello tecnologico, sviluppare un'agricoltura che ci permetta di dare sviluppo al nostro territorio. Possiamo bene guardare in giro e vedere un attimino quello che anche nei paesi limitrofi l'agricoltura sta dando dei buoni risultati. I nostri prodotti, i prodotti cilentani sono super richiesti: l'olio, il formaggio, le castagne, il miele. Ci sono un sacco di prodotti che vengono commercializzati e richiesti dove non c'è la disponibilità per poterlo fare. Tutto questo ci potrebbe permettere di sviluppare un'economia all'interno del paese che potrebbe attrarre investitori da fuori, potrebbe far rientrare tanti ragazzi e tante persone che stanno all'estero, che stanno fuori, sparsi in Italia, farli rientrare in paese. Purtroppo il paese sta morendo, è morto, abbiamo la maggior parte delle abitazioni di San Mauro e San Nazario che sono completamente vuoti, vuoti. Questo ci deve far capire che se continuiamo su questo passo, nel giro di pochi anni non ci sarà più nessuno. Dobbiamo coinvolgere tutti, noi per primi, perché se ci mettiamo tutti insieme, forse qualcosa riusciremo a fare, riusciamo a dare un giro di boa a questa barca che sta affogando. Ci dobbiamo rendere conto tutti, ma dico tutti distintamente, che mettendoci insieme, investendo sul territorio, abbiamo la possibilità di poter far rinascere questo paese. Io ci credo vivamente, io ci credo e mi sono candidato forse proprio per questo motivo, per dare un mio contributo al paese, per far capire, per cercare di
fare aggregazione, di coinvolgere un attimino tutti e cercare il modo di far sviluppare economia. L'economia nasce soltanto dagli investimenti. Investire sia a livello pubblico che privato, l'amministrazione comunale da un lato, i cittadini dall'altro, si riesce a far sviluppare economia. L'amministrazione deve essere a fianco del cittadino, deve facilitare tutte le pratiche burocratiche, deve essere da supporto, dare delle iniziative ai cittadini, cercare di coinvolgerli e portare dei frutti a casa. Lo so che è un'impresa difficile, se non direi impossibile, però se riusciamo veramente in questo intento, forse veramente riusciamo a cambiare la rotta di questo spopolamento, la rotta di queste case disabitate, la rotta di dire io vado via dal paese perché non c'è niente da fare, non c'è economia. Non c'è la possibilità di portare avanti la propria famiglia, i propri impegni. Questo dobbiamo cercare di fare tutti quanti insieme. Unirci insieme, amministrazioni e cittadino, per cercare di portare avanti questo tipo di discorso. Tutto questo può essere supportato dai vari finanziamenti a livello regionale, a livello nazionale, a livello europeo. Ci sono milioni e milioni di euro a disposizione, soprattutto delle regioni del sud, che ci permettono di poter fare questo tipo di discorso. È una burocrazia abbastanza difficile, non è così semplice, però con impegno, costanza, si riesce nell'intento. Bisogna avere la pazienza, se si può chiamare così, la pazienza di credere in un obiettivo. Bisogna credere in un obiettivo. L'obiettivo è il punto principale, quello di cercare di bloccare, frenare questo spopolamento. Ripeto ancora una volta, tutti insieme possiamo dare una svolta all'economia del paese. Dobbiamo fare, come si dice, cartello, dobbiamo unirci, dobbiamo fare squadra, brava Mary, dobbiamo fare squadra. Non dobbiamo più pensare a quella persona ha fatto quello ed essere invidiosi di quello che ha fatto. Questo non ci porta da nessuna parte. Il pettegolezzo non ci porta da nessuna parte. Guardiamo al futuro. Guardiamo al futuro, ma guardiamo anche al passato. Il passato è la nostra storia, lo ripeto ancora una volta. È la nostra storia, la storia del nostro paese. La storia deve insegnarci a comportarci. La storia deve essere un punto fondamentale per capire dove abbiamo sbagliato e come migliorare certi tipi di discorsi. Io sono straconvinto che se tutti noi ci collaboriamo tutti insieme, riusciamo a fare dei progetti, riusciamo a portare avanti un certo tipo di discorso, ma ci vuole, come vi dicevo, tanta buona volontà. Con questo voglio chiudere dicendovi
Questa lista, la lista numero 2, si propone a dare la massima trasparenza a livello comunale, ad appoggiare tutti i cittadini, ma dico tutti, indifferentemente tutti, a chi ha voglia di prendere iniziative, a chi porta un contributo al comune, al paese. Pertanto vi chiedo che il 3 e il 4 di ottobre votate la lista numero 2 per segnare un cambiamento, ma un cambiamento radicale all'interno del comune. Un cambiamento che ci permetterà di portare avanti un discorso tutti insieme. E tutti insieme, sono straconvinto, riusciremo ad uscire da questo baratro. Ne riusciremo sicuramente. Vi ringrazio affettuosamente. Grazie a tutti.